Salve a tutti, e in questa lezione vi parlo dell'importanza dell'ETIC nella didattica. Quindi tutte quelle tecnologie innovative che essenzialmente provengono dall'informatica possono essere implementate per dare un valore aggiunto al registro elettronico, per aiutare le relazioni famiglia-studenti, per creare delle piattaforme online di e-learning, di apprendimento, dove inserire materiali, per aiutare in special modo anche tutti quei ragazzi BES. Allora, di questa cosa sicuramente questo argomento è poco conosciuto. Allora, i ragazzi BES non sono solo gli studenti che hanno magari gli studenti H, ad esempio, che hanno problematiche più grandi, come ragazzi Down, X fragile o ragazzi con tratti autistici abbastanza evidenti, ma bisogni educativi speciali non sono nient'altro che dei bisogni che possono avere anche in maniera temporanea degli studenti, dei discenti, i quali per motivi economici, per motivi socio-culturali, per motivi, ad esempio, possono essere ragazzi stranieri, ragazzi che hanno determinate difficoltà e quindi queste difficoltà vanno considerate per poter dare un aiuto consistente e importante a tutti i ragazzi, soprattutto quelli che necessitano di aiuti particolari. Ovviamente le TIC sono importanti anche per quanto riguarda tutte le metodologie didattiche, sono una possono essere implementate in vario modo come anche strumenti e tecniche di didattica, eccetera, eccetera. Diciamo, con questa breve introduzione volevo dirvi e volevo condividere con voi un'esperienza che ho avuto 3 anni fa relativamente ad un ragazzo che aveva dei bisogni anche grandi, e ho deciso di adottare una metodologia che fosse eterogenea, che fosse implementata una metodologia, delle metodologie didattiche, forse è meglio dire che usai delle metodologie didattiche con diversi approcci in sinergia per ovviamente stimolare, potenziare e favorire la riflessione, l'attività cognitiva e la creatività. Mi fissai degli obiettivi, utilizzai quindi come metodo e come metodi le lezioni frontali, lezioni individuali, lezioni in piccolo gruppo, utilizzando LIM, computer, mappe concettuali, eccetera, eccetera. E in effetti, valutando qual era la situazione di partenza del mio ragazzo, abbastanza difficile, in particolare nella materia inglese, nella materia di matematica, che matematica devo dire, in base alla mia esperienza ultradecennale, devo dire che è una materia che statisticamente dà difficoltà a molti studenti. E quindi c'è stata una valutazione a cui ha fatto seguito una descrizione del quadro che mi ero preso, insomma, dello studente che mi ero preso aveva un quadro iniziale che io dovevo affrontare per fissarmi poi degli obiettivi. Quindi fissai delle regole relativamente all'apprendimento della lingua inglese. Ovviamente queste regole iniziali poi venivano aggiornate in maniera dinamica, perché ovviamente il ragazzo cresceva, imparava e anche le mie conoscenze su di lui, i miei feedback si evolvevano. Io dovevo sempre continuamente aggiornarmi. Ho deciso di fare questa piccola presentazione relativamente ai passaggi, a qualche slide che ho condiviso con il mio ragazzo per spiegare i preliminari, i concetti basilari della lingua inglese, e in effetti poi alla fine ottenni un ottimo risultato perché in 3-4 mesi di lavoro il mio ragazzo arrivò a prendere 7. E tutto questo non vi dico quanto fu importante per lui sotto il livello della motivazione, dell'autostima, anche del senso critico, cioè aveva capito autocriticandosi perché non riusciva a raggiungere determinati obiettivi e come fare per poterli raggiungere.
Ovviamente tutto questo aveva anche dei benefici relativamente al cooperative learning, alla cooperazione tra alunni, alle connessioni interdisciplinari, anche perché sappiate sempre che la conoscenza e la verità sono multiforme, sono di svariate nature e per quanto possa sembrare magari difficile accettarlo, ma la matematica, la fisica, l'arte, la filosofia, le scienze, tutta la cultura in generale è sempre connessa. La verità è che noi dobbiamo sempre essere umili e sapere di non sapere, come diceva il nostro caro Socrate. Quindi, insomma, abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti come la capacità di decodificare globalmente in tutti i suoi elementi un messaggio orale, parlato o registrato, la capacità di usare la lingua straniera in modo corretto per esprimere messaggi adeguati al contesto comunicativo, ma non mi va di leggere adesso ogni elemento che è stato raggiunto. Ovviamente anche questo lavoro è stato ripartito su più materie. Essenzialmente le tre materie che avete visto, sistema, automazione, inglese e matematica, e per ognuna di esse si sono raggiunti diversi obiettivi importanti. Anche in matematica, alla fine, il voto finale fu il 7, e obiettivamente questo ragazzo era dopo, magari giorno dopo giorno non era visibile il cambiamento, ma dopo 3 mesi questo ragazzo sembrava un'altra persona.